Buonasera, in apertura alla pagina sociale, rinnovare i sistemi di formazione e collocamento nel settore dei servizi privati di cura e regolamentare anche il mercato locale dell'assistenza a domicilio. Sono questi gli obiettivi del progetto europeo TransCare che tramite l'analisi delle buone prassi realizzate in ambito comunitario e con risorse del Fondo Sociale Europeo sta formando e inserirà nel mercato del lavoro abruzzese 80 assistenti familiari, 20 per provincia, del progetto promosso dalla Regione Abruzzo, realizzato dal raggruppamento temporaneo d'impresa TransCare Project, anche in collaborazione con le province abruzzesi, e si parlerà nel seminario in programma domani a partire dalle ore 10 nella sala consiliare della provincia di Teramo in via Milli. In particolare saranno esaminate le azioni sperimentali che l'intervento sta proseguendo, come l'emersione del sommerso, l'ingresso regolare delle badanti nel mercato del lavoro, il miglioramento dell'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'avvio di percorsi di formazione professionale con rilascio di qualifica professionale riconosciuta in tutti i paesi europei coinvolti in questo progetto. La politica, con un comunicato stampa a firma del partito La Destra di Atri, siamo preoccupati anche tra gli amministratori atriani, sembra serpeggiare sempre più la scaiolite, che non ha nulla a che vedere, afferma questo comunicato, con gli onesti lavoratori, ma è bensì quella strana malattia contagiosa che prende il nome del noto politico nazionale che non sapeva che qualcun altro gli avesse pagato la casa e che sembra colpire sempre più i governanti e gli amministratori italiani, sopraggiungendo ogni qualvolta viene scoperta una qualche magagna politica con le successive dichiarazioni di non sapere, di non ricordare che quegli atti sono stati fatti all'insaputa degli interessati. Appena un mese e mezzo dalla Stolfi bis e già questa malattia sembra stia dilagando in questa amministrazione comunale, afferma il comunicato stampa il partito La Destra. Il primo a risentire dei sintomi è stato il sindaco Astolfi, che non si è accorto che non poteva far parte di un gruppo consiliare, ma è riuscito a resistere al virus e ha preferito tacere sulla vicenda. Noi però, affermano dal partito alla destra, non dimentichiamo e quindi se nel prossimo consiglio comunale questa situazione non sarà sanata, saremo costretti a chiedere lumi al prefetto. La pagina di cultura e spettacoli, presentata la seconda edizione del Festival della Ventricina del Vastese. L'iniziativa è stata illustrata proprio alla stampa. Sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore Mauro Febbo e l'assessore alla sicurezza alimentare Luigi De Fanis. Vediamo l'intervista. Allora, l'assessore all'agricoltura Mauro Febbo continua l'attenzione della regione rivolta a stimolare la produzione locale. Adesso il Festival della Ventricina per parlare di marchio di qualità. Sì, è un prodotto che dà sicuramente un reddito, ma è un prodotto che deve essere attenzionato con questo marchio. Infatti c'è questa richiesta, c'è un grande salto di qualità che hanno fatto i territori perché si sono messi tutti quanti insieme, hanno abbandonato i localismi, i campanilismi e noi abbiamo avuto finalmente l'autorizzazione definitiva, tutto l'iter burocratico con Bruxelles lo abbiamo superato, adesso stiamo lavorando alla composizione del comitato scientifico per arrivare a determinare i disciplinari di questi prodotti che ci vengono, a cui verrà soggettata al marchio. La Ventricina è sicuramente uno di questi prodotti, ci viene già copiato da grandi aziende salumiere a livello nazionale, quindi significa un prodotto di qualità e che viene apprezzato dai consumatori. La produzione de deve crescere secondo un disciplinare, secondo dei principi che daremo presto e che soprattutto ci daranno gli antichi produttori, perché è un prodotto veramente datato nei secoli. Allora, assessore Luigi De Fanis, assessore alla sicurezza alimentare, all'igiene. Oggi lei ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del Festival della Ventricina e ha sottolineato come la Regione Abruzzo stia lavorando molto per la tutela dei consumatori, ma anche per stimolare la qualità dei prodotti. Certo. È importante anche preservare il consumatore. Infatti, l'assessorato di cui mi occupo, veterinaria e sicurezza alimentare, ha il compito di seguire l'evoluzione di questo grosso prodotto che è la ventricina del Vastese, che ormai è diventato un prodotto di nicchia, un prodotto di grande originalità e di grande spessore enogastronomico.
proprio per seguire tutte le varie fasi, dalla macellazione del suino, quindi la medicina veterinaria che ha avuto un'evoluzione importante in questi ultimi anni, fino alla lavorazione delle carni, alla produzione e la messa sul mercato. Quindi ecco che si intersecano questi due grandi assessorati che sono veterinaria e sicurezza alimentare da un lato e l'agricoltura da un altro. Quindi questo perfetto connubio tra me e l'assessore Febbo e la volontà di molti sindaci di quella zona del Vastese hanno reso possibile questa seconda edizione che sarà sicuramente un successo. Ed è in programma una nuova seduta del Consiglio Comunale ad Atri presso la sala consiliare di Palazzo Duchi d'Acquaviva per martedì 23 luglio alle 18:40. Saranno 3 i punti all'ordine del giorno. Per gli amanti di ciclismo, presentata la 67esima edizione del trofeo Matteotti, la classica di ciclismo abruzzese che si disputerà domenica 28 luglio sulle strade di Montesilvano e Pescara. Tutte le novità in questo servizio. Partirà il 28 luglio la 67esima edizione del trofeo Matteotti, gara ciclistica internazionale dei professionisti. Alla presentazione ufficiale nella sede della giunta regionale, alla presenza dell'organizzazione Franco Perna, del CONI regionale, dell'UCI, l'assessore allo sport Carlo Masci, ha dichiarato la partecipazione attiva della regione ad una gara che rappresenta la storia del ciclismo abruzzese. Nata nel dopoguerra per lanciare un segnale di speranza, di sguardo chiaro al futuro, dopo 67 edizioni il torneo è ancora il punto focale dell'attività sportiva. Ma sicuramente la storia del ciclismo abruzzese, perché questa è una classica che parte dal 45, è una classica che è nata dopo la guerra per lanciare un segnale di speranza, un segnale di sguardo chiaro al futuro, e ancora oggi dopo 67 edizioni il trofeo Matteotti è un punto focale della nostra attività sportiva, e quindi la regione non può non partecipare e partecipa attivamente a questo evento, che è non soltanto un evento sportivo ma un evento di costume, perché muove un'organizzazione tale per cui c'è aggregazione, c'è socializzazione, c'è partecipazione attiva di tutto un territorio che si muove attraverso questo tormentone di ruote che attraversa le città, e sicuramente fa vivere un momento di grande entusiasmo a tutti i partecipanti. Per Masci quindi ben vengano queste iniziative che la regione sostiene in maniera particolare, soprattutto se si pensa che dopo qualche difficoltà il trofeo Matteotti è stato capace di ritornare agli antichi fasti, e ne siamo sicuri saprà emozionarci anche quest'anno. La regione le sostiene in maniera particolare, soprattutto se pensiamo che il trofeo Matteotti qualche anno fa ha avuto grandi difficoltà e invece oggi è tornato agli antichi fasti, tant'è che l'anno prossimo si propone per essere appuntamento classico del campionato italiano di ciclismo, quindi sicuramente una tappa importantissima, e noi siamo fieri e orgogliosi di presentarlo in regione, ringraziando l'associazione Perna e Ricci che sicuramente muovono questa classica. Tra cultura ed editoria, il Giappone alla scoperta della terra del suo scopritore. Quasi mezzo millennio dopo la missione del teatino Alessandro Valignano, la scrittrice giapponese Yasuko Ishikawa ha esplorato a lungo la regione dove nacque il missionario gesuita che per primo ha fornito all'Occidente proprio nel 500 un quadro non leggendario dell'arcipelago nipponico. Nasce così l'Abruzzo misterioso, un diario di viaggio che si prefigge di proporre itinerari suggestivi, misteriosi appunto, di un'Italia ricca di storia, di cultura e di bellezze che nulla hanno da invidiare alle tradizionali mete delle città d'arte. La narrazione, avvincente e fluida, si incentra anche sulla città di Pineto, dove l'autrice ha ieri presentato la sua ultima pubblicazione. In sua compagnia Luca Ciuffoletti, violinista di fama internazionale, originario di Chieti, sebbene viva a Tokyo ormai da molti anni, che ha accompagnato la Isayuika in questo tour abruzzese. E si sta svolgendo, mentre andiamo in onda a Silvi, la terza edizione dell'evento culturale denominato L'Arte del Doppiaggio. Questo importante appuntamento, proposto dall'amministrazione comunale, è in svolgimento presso la biblioteca comunale al secondo piano del municipio di Silvi. Durante l'evento sono stati poi importanti momenti, anche quelli che hanno decretato la storia del mondo del doppiaggio cinematografico, a cui seguiranno nel corso della serata importanti ed inedite video
video proiezioni di attori internazionali, opportunamente commentate ed illustrate da Andrea Lattanzio, studioso e ricercatore in materia di doppiaggio cinematografico. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Una felice giornata a tutti voi, cari amici che vi affidate a ilmeteo.it. Previsioni per sabato 20 luglio 2013. Migliora un po' il tempo sulla nostra penisola, che vedrà più sole, a parte rovesci temporali sparsi sui rilievi principali, ma entriamo nel dettaglio. Al nord, dopo una mattinata soleggiata ovunque, arrivano nubi un po' su tutte le Alpi con l'arrivo di qualche rovescio temporale sparso. Al centro bel tempo al mattino, poi nel pomeriggio si sviluppano nubi sugli Appennini, specie centro-meridionali, con qualche temporale o rovescio sparso. Nelle regioni meridionali il tempo si presenterà in gran parte soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento compatto sui rilievi che darà occasione per qualche rovescio sparso. I venti si dispongono dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno, sempre occidentali sull'Adriatico e con qualche rinforzo a largo della Puglia. Temperature previste per questa giornata: minime stazionarie o in locale diminuzione su tutte le regioni, comprese tra i 16 e i 22 gradi. Durante la giornata si prevedono 26-31 gradi al nord, 28-33 gradi al centro e fino a 35 gradi al sud. Ben trovati, buon sabato, sabato datato 20 luglio 2013. La luna è ospite in Sagittario ed è una luna, devo dire, molto bella, molto brillante. L'ho esaltata ieri, ma lo faccio ancora, lo continuo ad esaltare, perché questa luce della luna in Sagittario vi regalerà veramente delle grandi e belle cose, soprattutto i segni di fuoco e, perché no, anche i segni d'aria. Ma scopriamo come sarà questo sabato per l'Ariete. Beh, sarà un po' birichino per i maschietti dell'Ariete e per le femminucce dell'Ariete. Ci possono essere a fine giornata momenti molto, vogliamo definirli spinti, osè, trasgressivi. Beh, io userei proprio queste parole per far sì che voi possiate comprendere quello che vi voglio dire. Toro, nella tranquillità della casa, nella vostra piacevole voglia di ricevere gente in casa, potete trascorrere un sabato a pranzo oppure a cena alla grande, per cui godetevi questo momento estivo di relax che molti tori nati sotto questo segno potranno godere. Gemelli, voi invece avete necessità di cambiare, per cui è possibile per molti di voi che vi concediate una serata al mare, oppure una serata al ristorante, oppure una giornata fuori porta, come si suol dire, perché, come è giusto che sia, nella vostra natura avete sempre bisogno di nuovi stimoli, e questo oggi avverrà proprio in questo sabato datato 20 luglio. Per i nati invece sotto il segno del Cancro, la giornata trascorrerà serena, ma poi a fine giornata sarete anche voi, come il Toro, capaci di ricevere, di accogliere in casa vostra, di far apprezzare la vostra cucina, di far gustare i vostri piatti prelibati a chi amate, e soprattutto cercherete l'intimità a fine giornata. Passiamo invece al segno del Leone, un po' caotici come i nati sotto il segno dei Gemelli, avete voglia di mondanità, di socializzare, avete voglia e desiderio di apparire, perché capita, questo capita a chiunque. Bene, sappiate che questa serata vi verrà data l'opportunità e sarete risplendenti più che mai con questa luna in Sagittario. Vergine, al fresco magari di una vostra di un vostro balcone, di una vostra terrazza, di un vostro giardino, potrete a fine giornata, dopo cena, ricevere i vostri amici e concedervi quel relax e quell'ambiente adatto per fare delle domande a qualcuno che vi deve delle spiegazioni. Insomma, sarete sotto esame, ma non voi, gli altri.
Passiamo al segno della bilancia. Concedetevi al piacere delle lusinghe, sarete molto lusingati, molto ammirati, molto ricercati. Bene, lasciate che gli altri vi ammirano e vi desiderano. Bene, oggi è una di quelle giornate, questo sabato 20 luglio vi regala tutto questo. Scorpione, come per il toro, anche per voi il piacere di ricevere gente o di condividere una serata nella tranquillità della casa è possibile per molti nati sotto il segno dello scorpione, ma tutto poi potrebbe finire nella trasgressione. Beh, chi ha orecchie per intendere, intenda, è un sabato estivo all'insegna del piacere, sia del palato che del corpo. Sagittario, nulla vi verrà negato in questa giornata per chi è in vacanza, ma c'è un ma: non eccedete nelle compere, negli acquisti, perché magari siete in vacanza, vedete una cosa, la volete comprare, fate bene i conti con le vostre possibilità e anche con le vostre reali necessità. Ed ora il segno del Capricorno: un amico della Vergine o un amico del Toro vi invita. Accettate di buon grado, se siete una femminuccia del Capricorno, seducete con la vostra spigolosa magrezza oppure con la vostra proverbiale simpatia e attraversate questo giorno di sabato 20 piacevole e allegro. Bene, l'Acquario, tanti amici, tanta allegria, pochi fatti, poche conclusioni, per cui poco sesso, no. Poche relazioni, perché in fondo l'Acquario d'estate ama molto più vedere, sondare, e più l'inverno ama la fisicità. Per cui oggi, in questa serata, sarete un po' birichini, un po' inaffidabili. Passiamo al segno dei Pesci. Se incontrate un Toro, oppure se incontrate un Sagittario, oppure, perché no, se incontrerete una Bilancia, lasciatevi sedurre. È il momento che vi appartiene, è vostro, con Nettuno nel segno e con una Luna in Sagittario, tutto può accadere. Poi fa parte della vostra luce, per cui è una luce particolare, per cui sfruttate questo momento. Bene, non mi resta che augurarvi buona giornata, buon sabato sera, vi do appuntamento come sempre a domani in vostra e mia compagnia con le previsioni del vostro astrologo Helios. Buon sabato sera!